Mattia, ci sei? Eccoti Sì. qua, ciao Mattia, come stai? Buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Mattia, allora, se vuoi un po' condividere i tuoi monitor, sono già arrivate numerose domande per te sulle cripto. Andiamo a vedere subito, che ti chiedono dei livelli di Bitcoin. Siamo comunque dove ci eravamo lasciati venerdì, se non sbaglio, a 3.004. Vediamo se arriva la condivisione. Ecco, 3.400 sta quotando adesso il Bitcoin. Un telespettatore ti chiede se è possibile longare da questi livelli ed eventualmente stop loss. Grazie. Faccio vedere le operazioni. Dimmi solo se vedi lo schermo. Ora non lo vedo, Mattia, però non ti preoccupare, condivido il mio monitor. Ok, aspetta che faccio share screen. Vabbè, comunque io sono entrato adesso su Bitcoin dalla piattaforma BitMEX Sì, a... adesso si vede. Adesso si vede. Si vede? Sì. Ok. Eccoci qua. Questo l'ingresso fatto adesso, qua l'ho fatto ovviamente con una size volutamente piccola, proprio per, insomma, anche sfatare il mito che per fare trading sulle cripto ci vogliono i capitali. Quindi qua abbiamo l'ingresso fatto a 3.364 sulla tenuta del supporto. Se vedi, questa è una candela K4. Non Sì, so se si vede, sì, ok? sì, sì. Perfetto. Quindi l'area di 3.350, che secondo me è molto importante, fatto un piccolo ingressino, diciamo come sondaggio, $150, insomma, stiamo facendo il 7%. E quello che invece secondo me reagirà molto meglio, e qua infatti si è andati un po' più pesantini, è Ethereum. Se si vede, un ingresso da 1000 dollari, leva un po' più altina e stiamo facendo un bel 20%, quindi insomma potrebbe pagarci la cena. L'area di ingresso è proprio questa, 101,20. Ho aspettato la tenuta dei 100, Sì. ok? Eccola qua, sempre H4 che ci chiude sopra. E quindi insomma molto bene. Qui io ho lasciato un altro ordine perché se potrebbe andare a rivedere quest'area, scusatemi il congiuntivo, se va a rivedere quest'area, torna verso i 100, incrementerei la mia posizione per averne 1200. Ok? Stessa cosa ho fatto con Ripple perché 0,3 lo vedevo molto forte come supporto. Anche qui ne ho fatti 1007 perché 7 è un po' il mio numero. E quindi anche qui tenuta del supporto, paf paf, H4 sopra, apertura H4 sopra, anche qui un bel 10%. Quindi lo stop loss su Ripple, se si vede ancora, io lo metterei qui sotto, quindi quest'area qua. Per quanto riguarda Ethereum, alla violazione dei 100, però farei più sui 96 perché potrebbe fare delle false rotture. E per quanto riguarda Bitcoin, 3.350 rimane un'area chiave. Ovvio che poi la va un po' a sporcare. Qua ha fatto 3.329, quindi diciamo che 3.315 potrebbe essere uno stop loss interessante, però con la possibilità di andare a prendere un movimento, confermami che si veda. Sì. Ok, perfetto, di andare a prendere un movimento che magari può anche andare a vedere quest'area che è 3.481. Quindi insomma, diciamo che risk reward a questi livelli, e li riepiloghiamo per Bitcoin, per Ethereum area 100, oltre che stanno già pagando, insomma, se vedete qua ROE abbastanza bene, e per Ripple sono livelli importanti. Lo stop loss lo metterei largo perché spesso tendono a sporcarlo e a fare false rotture. E mi riferisco per esempio... Vedete questa qui, questa shadow qui è una falsa rottura, mentre qua si è fermato sul 3350. Se vedete Sì. H4 perfetta, H4 perfetta, e qua ha fatto una falsa rottura. Quindi Bene. diciamo questa è l'operatività del giorno perché sono proprio nati, queste operazioni sono proprio nate un secondo, 5 minuti prima che noi ci collegassimo, diciamo. Perfetto, siamo veloci, rispondiamo, cerchiamo di rispondere a tutte le domande. Volevo domandare a Mattia come i volumi influiscono sulla performance dei trader crypto. Grazie e complimenti. Influiscono parecchio, oserei dire, parecchio, nel senso c'è la possibilità di lavorare anche in laterale, e lo si fa per l'amor di Dio, però bisogna più diversificare, inventarsi delle cose,
Quindi diciamo che il volume è importante, influisce in maniera sulle performance. La correlazione è positiva: più aumentano i volumi, più è facile performare, perché ovviamente dove c'è volatilità e movimento, chi sa lavorare guadagna. Perfetto, altra domanda. Ho visto che la fase laterale ribassista annunciata da Mattia è in atto. Come si può comportare chi non è ancora capace di operare al ribasso? Forse molti effettivamente sono orientati a quel sentiment long che da vario tempo ha tenuto il Bitcoin, no? Fino a quando ha definitivamente cessato. Qualche mese fa l'abbiamo visto assieme in diretta alle fonti. Mi ricordo, sì. Sì. Beh, sicuramente non facendo niente non ci si fa del male. Questa come regola generale non è mai sbagliata. Io d'altra parte personalmente penso che anche la penalizzazione dell'errore sia una cosa sbagliata. Quindi provando e imparando sicuramente si migliora e si impara. Quello che mi sento di dire è chi non può o non hai i mezzi ancora per andare short, ragionare su livelli chiave, in questo caso quelli che abbiamo visto, 3350 piuttosto che 100 piuttosto che 0,3, e usare degli stop loss molto stretti. Tentare il rimbalzo 3, 4, 5 volte perché magari verrà sporcato, però la volta in cui succede si ripaga anche di tutti gli stop loss. Quindi io se non potessi andare short, lavorerei sul money management, limiterei il numero di operazioni e magari farei gli stop più stretti. Oppure faccio un'operazione su un livello che sento più forte, magari 100 euro di Ethereum, faccio uno stop un po' più largo che mi permetta di sopravvivere qualora venga violato, in modo da avere la possibilità poi di andare a cercare eventuali livelli long. Certo che è sicuramente limitante, quindi è limitante, cioè i telespettatori in questo caso il consiglio che gli direi è magari che inizi un po' anche a studiare come andare short, così guadagni in due direzioni. In caso contrario, stop loss e limitare le operazioni solo ai livelli di supporto forti. Bene, Mattia, quali sono le cripto migliori per operare in scalping secondo la tua visione? Beh, quelle più liquide sicuramente dipende dal tipo di scalping, quindi Bitcoin, Ethereum, ultimamente Litecoin che si sta risvegliando, Ripple su parecchie piattaforme. Ce ne sono alcune per chi fa scalping, magari che cerca i due tick di spread, quando c'è un po' più di spread. Mi ricordo che si lavorava bene su Neo, su Cardano, ultimamente su 10x. Che ha avuto parecchi movimenti, quindi lo scalping pagava. Tendenzialmente io consiglierei di focalizzarsi su quelle più liquide. Diciamo che queste che ho detto hanno dei bei movimenti anche per fare tick by tick e cercare la variazione minima. Le altre rischi perché lo scalper che magari va a prendere un titolino sottile che in quel momento lì al movimento, se gli va contro trend, può essere più grave. Quindi consiglio queste qua che ho detto. Mentre invece c'è un'altra domanda, bella questa. Mi complimento per la diretta cripto. Chiederei a cosa ne pensa all'esperto del tweet di Jake Dorsey sul Bitcoin. Beh, in quanto è sull'esperto, non avendo Twitter, magari no, comunque scherzi a parte. Interessante, l'ho letta stamattina, è un bel segnale. D'altra parte, se posso fare un'analisi generale, diciamo che tanti paragonano la bolla delle cripto alla bolla di internet, no? Quindi se Twitter è una delle aziende che è uscita, diciamo, forte dalla dot-com, presumo che lui abbia un mindset di un certo tipo. E non mi stupisco che sia legato al mondo cripto, comunque che veda nel mondo cripto futura innovazione. Personalmente ritengo che lui sia bello pieno di Bitcoin e quindi facendo un Twitter del genere magari ci guadagna anche. Però al di là di questa ipotesi speculativa è sicuramente un bel segnale, un bel messaggio, vuol dire che insomma mondi della comunicazione, dell'innovazione tecnologica si uniscono alla finanza digitale. Quindi l'ho recepita come una buona notizia e io spero che la metta in atto. L'unica obiezione che posso fare è un po' la limitatezza nel fatto che lui ha dichiarato di avere solo Bitcoin. Io sono uno dell'idea che nell'evoluzione di specie il primo a morire è lo specialista, quindi tendo a diversificare. Detto ciò, condivido quello che ha detto e spero che insomma faccia seguito con i fatti al suo cinguettio.
Benissimo, c'è anche questo argomento della password persa a rischio 160 milioni di bitcoin, adesso un milione di dollari credo. Cosa ne pensi? Siete lì voi della CryptoLab a cercare di trovare qualcosa? Ce li abbiamo noi, Alex, non ci seccava a dirlo. No, magari, magari. No, penso che sicuramente un po' di errore umano c'è, lui doveva pensarci a questa cosa qua. Molti stanno lavorando in questa cosa qua, tra cui Crypto360 che sta proprio pensando un servizio del genere, però non parliamo di un Sì. patrimonio, hai le chiavi private, doveva pensarci prima. Mi dispiace per la moglie, altro non posso dire, però di fronte a una roba del genere ha fatto un grave errore lui quando è venuta Perfetto. sicuramente. Senti, allora, ci sono tante domande, però non possiamo leggere tutte anche perché siamo in chiusura. Ti leggo magari una che è abbastanza anche interessante, magari per te ti può riguardare. Buongiorno a tutti, vedo che i vostri livelli sono sempre precisi e stabili. Chiedo a Mattia se ha un canale Telegram operativo live 24 su 24. Grazie e complimenti. Tia, ce l'hai? Se non ce l'hai, fallo perché eventualmente qua ti chiedono sempre Sì, livelli, quindi sono anche ben precisi. chiamo Sei il re delle cripto! sul sito, grazie Alex, sul sito cryptohub.it c'è anche il nostro CryptoHub Channel dove oltre all'analisi delle notizie e delle altre cose postiamo anche, condividiamo un po' di operatività sulle cripto. No, magari per quanto riguarda lo scalping, però i livelli sì, ci sono. Bene, grazie a Mattia Spangler della CryptoHub. Mattia, ci vediamo venerdì se sarai dei nostri. Ti auguro buon trading e al prossimo appuntamento. Sarò dei vostri, grazie a te Alex e buona serata a tutti i telespettatori. Ciao ciao! Buona serata anche a te. Per me oggi è tutto. Vi lascio con la prosecuzione delle fonti TV e del canale International.